infine che già vari enti locali italiani, ASL, aeroporti, aziende private, centri di ricerca, hanno venito, come si può verificare nel sito, eccetera, eccetera, chiedono in base, eccetera, eccetera, un impegno del sindaco affinché sia mandato agli uffici competenti di presentare un progetto di adesione al programma Green Light e di ammodernamento della illuminazione pubblica attraverso LED e lampade fluorescenti. Questo chiediamo, che tutto sia cambiato con lampade fluorescenti a basso consumo, quelli che ognuno di noi dovrebbe tenere in casa sua, e poi LED per l'illuminazione pubblica. Chiedono altresì che la presente mozione venga inserita nell'ordine del giorno, eccetera, eccetera. Questa è la richiesta che facciamo. Consigliere Rocchi, la parola all'assessore che ha risposto. Grazie Presidente. Allora, per quello che riguarda l'illuminazione pubblica, che è poi il settore quindi di competenza dell'assessorato, abbiamo già prodotto alcune iniziative presso l'Università di Napoli. Quindi ho dato già mandato alla società Sole, che gestisce per noi l'illuminazione pubblica, di proporre tutte le documentazioni necessarie per l'adesione al progetto del programma di Italia. Visto che già esiste da parte della Sole una programmazione di interventi in questo settore, su Santa Mariana già c'è un piano di interventi, bisogna migliorarlo, limitando un punto e poi arriviamo al programma. Già sono state fatte e realizzate opere comunque sia che vanno verso il sistema energetico a Santa Mariana, la Via Aurelia è un esempio perché le luci che sono presenti qui sulla Aurelia, queste bianche, sono lampade a vapore di chiodo di sodio da 100 watt. La stessa del signor Venosa, una lampada normale, ci metterebbe 200 watt per la rilevazione. Quindi già c'è. Abbiamo poi chiesto alla Sole di ripristinare i 3 regolatori di flusso presenti sulla Iovella e quindi ulteriore intervento al foglio di risparmio energetico. Nel progetto che abbiamo trovato nel mese d'ottobre, che riguarda il ripristino di illuminazione nella zona Fiori, Paolo Dandini e Via Zuria, soprattutto in quello di Via Zuria, abbiamo fatto una modifica da preliminare dove invece di destinare le preline esistenti come era stato progettato nel preliminare andiamo a intervenire su una unica linea, quindi facciamo una nuova linea unica che permetterà anche l'installazione di un regolatore di flusso, quindi altro intervento a favore delle edizioni di questo progetto. Per quello che riguarda gli immobili comunali, anche quello che vede il programma Green Light, siamo sprovvisti di un piano di programmazione in modo assoluto. Quindi approvando questa mozione, trovo sicuramente il consenso e approvo a pieno titolo questa mozione, diamo l'input giusto ai nostri uffici per programmare gli interventi per la riduzione dei costi energetici e per poi aderire al piano di Italia. Per i LED, mi sono informato che nel 2009 con la Sole faremo un campione, un progetto in un parco pubblico. In tutto tutti i parchi che andremo a realizzare e tutte le piazze che hanno realizzato in questa combinazione. Io sono d'accordissimo e chiedo a tutti i consiglieri di voler parlare di questa mozione. Sono rimasta basita. Sì, grazie. No, è che sono un po' stanca oggi. Allora io faccio un'altra richiesta, visto che... No, questa è... Era giusto, ringrazio anche l'esposizione degli esposti, scusate il bisticcio, perché insomma in effetti va in quella direzione e siamo contenti di collaborare in questo senso. Mi permetto di fare una premessa allora alla richiesta che sto per fare. Come sapete negli ultimi mesi si è dibattuto in Italia molto sui giornali sul valore dell'opposizione e il senso è che l'opposizione non deve essere mai severa con una maggioranza o in qualunque sito, mai tenera, deve essere sempre severa, deve stare sempre addosso perché quello è il suo ruolo e poi però non farlo in maniera ideologica e anche collaborare quando per il bene della città, del paese, della comunità. Questo sicuramente era vale in quel senso. In questo senso io chiedo allora a degli esposti, ma soprattutto al nostro presidente del Consiglio delegato all'ambiente, la firma della petizione europea per richiedere la valutazione di impatto ambientale. Questo è il foglio, anzi in realtà lo chiedo a tutti quanti, la firma per richiedere una valutazione di impatto ambientale. Lo metto qua il foglio, non so se il Presidente si può esporre pubblicamente per la sua firma. Non c'è nemmeno la croce celtica che l'hai aperta al collo. L'ha fatta
Bene, quindi firma, notiziona, il Presidente del Consiglio firma la... Bene, allora facciamo così, facciamo girare, arriva qua, certo siete un po' strabici a firmare la valutazione di impatto ambientale e anche a sottoscrivere, però va bene, bella la vita, così è, le contraddizioni sono quelle che mandano avanti. Quindi io sono soddisfatta assolutamente per questa. Votiamo allora la mozione. Chi è favorevole? Terzo punto, modifica lo statuto della consulta degli ex sindaci del comune di Santa Marinella istituita con il libro di consiglio comunale numero 5 del 31/2006. Parola al sindaco. Grazie Presidente, penso che abbiate dibattuto in commissione già l'argomento in oggetto. Non so se avete preso visione delle integrazioni che abbiamo fatto alla consulta, ecco, le leggo. Vabbè, senza di rendere molto così, certo, mi ha letto tutto il regolamento, tanto questo era già stato approvato dal precedente Consiglio Comunale. In pratica ci sono alcune integrazioni che gli ex sindaci ci hanno chiesto per poter rendere più snello lo strumento di cui fanno parte, ovviamente. Non so se devo leggere solamente le integrazioni, le modifiche, così facciamo un emendamento unico, non diciamo. Allora, articolo 2, alle finalità dei campi di particolare interesse della consulta saranno pertanto sviluppo del territorio, è uno dei punti che hanno messo nel giorno per integrare le loro competenze della consulta. Dopodiché viene messo ai membri della consulta è previsto il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed eventuale estrazione di copia degli stessi. All'articolo viene creato un nuovo articolo 4, nomina del Presidente. Il Presidente viene eletto dalla consulta nel suo seno a maggioranza dei propri componenti. Dura in carica una consigliatura e può essere rieletto, che il Presidente affermava che fosse determinato dal Sindaco, il Presidente. All'articolo che è di numero 5, il Presidente convoca e nomina il suo sostituto in caso di assenza o impedimento. All'articolo 7 invece che l'ufficio del sindaco si usa il municipio nella sua interezza. Componenti, vengono cancellate alcune frasi, la consulta si riunisce almeno una volta al mese, il Presidente mi sembra che siano solamente questi, quindi sono una breve integrazione per rendere, come dicevo, più snello lo strumento. Per dichiarazione di voto, scusi. La dichiarazione di voto è ovviamente positiva, secondo noi la consulta dei sindaci è uno strumento istituzionale importante e quindi sicuramente siamo d'accordo. Grazie, sono altri interventi? No. Allora mettiamo al voto, chi è favorevole? Siamo al punto 4, stato di attuazione dei programmi esercizio 2008, ricognizione equilibri finanziari, salvaguardia articolo 193, decreto legislativo 188/2000 numero 267. La parola all'assessore. Dopo il conto consuntivo approvato l'altro giorno, è atto dovuto, previsto per legge, che entro il 30 settembre dell'anno vada fatta una verifica sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio. La delibera che abbiamo visto oggi in commissione è stata predisposta dall'ufficio, sono stati allegati alla delibera.